L'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio Divini di San Severino Marche ha organizzato sabato 7 giugno la manifestazione Excellence Day 2014, ospitata al Cinema Italia. Una mattinata interamente dedicata ai ragazzi che hanno presentato i progetti realizzati e portati a termine durante questo anno scolastico. E per concludere in bellezza la giornata, agli studenti meritevoli dell'Istituto Settempedano sono state consegnate le borse di studio offerte quest'anno da Banca Popolare, Nova Vetro e Colcerasa. Siamo con la professoressa Lidia Papavero che ha coordinato anche quest'anno la manifestazione L'Excellent Day 2014. In cosa consiste? L'Excellence Day 2014 è una giornata conclusiva dedicata esclusivamente ai ragazzi, gestita dai ragazzi, quindi diciamo che il mio è stato un supporto così di coordinamento, perché loro hanno pensato a tutto e in questa giornata appunto loro vanno a presentare i progetti, i lavori che hanno realizzato. Quest'anno si tratta di progetti innovativi, in particolare vorrei sottolineare che sono dei progetti che sono stati svolti con alcune aziende del territorio, tipo Aspe Gaiole, con il quale abbiamo fatto una gestione di magazzino, la Confindustria con la quale abbiamo collaborato per la realizzazione di un sito di alternanza scuola-lavoro e tanti altri. Per me è stato un grande onore sinceramente lavorare con questi ragazzi, vedere un team working serio, puntuale e anche molto motivato. Sono dell'idea che se facciamo questo tipo di cammino con i ragazzi e li portiamo sulle aziende, li facciamo lavorare davvero, secondo me riusciamo a tirar fuori il meglio di loro e danno veramente tanto. Siamo in compagnia del vicepreside del Divini, Raffaele Vittori. Con la manifestazione di quest'oggi gli alunni del Divini hanno scelto di concludere l'anno scolastico. Sì, sono tutti lavori commissionati, e questo ci tengo a dirlo, dalle aziende del territorio, da realtà produttive del territorio, inseriti in questo contesto. Sono dei lavori che sono stati addirittura apprezzati da una commissione ministeriale, da un tavolo di lavoro che c'è stato l'altro ieri giovedì a Camerino con una commissione presieduta dall'ex ministro Barca, che ci ha chiesto proprio espressamente di mandare uno di questi lavori, proprio perché, e ci tengo a puntualizzare proprio su questo, perché colpiva nel segno, cioè rendeva la scuola un attore importante del territorio e soprattutto lega in maniera profonda la scuola alle aziende. Quindi non più percorsi, non so, di alternanza scuola-lavoro o di stage così finalizzati solo a delle competenze momentanee di uno studente, ma creare poi dei database di competenze acquisite a livello scolastico, sia a livello scolastico sia a livello aziendale, per poi dare l'opportunità alle aziende di poter attingere a questi database in cui sono effettivamente segnalate le competenze di ogni nostro alunno.